di Victor. E lei? Da Hollywood all'Abruzzo, Randall Paul, attore e regista americano di successo, vive a Miglianico con la moglie e vuole fare della nostra regione un grande set. Attore apprezzato in film come Eyes Wide Shut, Quattro matrimoni e un funerale, Mission Impossible, diretto da registi del calibro di Kubrick e De Palma, Randall Paul lascia Hollywood e dopo aver girato il mondo vive ormai stabilmente in Abruzzo con la moglie Celeste a Miglianico. Si è innamorato della nostra regione, oltre che dell'abruzzese Celeste di Febo, e proprio con lei vuole fare dell'Abruzzo un grande set da mettere a disposizione di produzioni estere sia per film che per pubblicità. Per questo, insieme, hanno una casa di produzione cinematografica aperta a tutta la comunità abruzzese per unire professionalità in grado di far conoscere la potenzialità dell'Abruzzo e aprirlo a pellicole importanti. Randall non ha nostalgia di Hollywood, non ha mai puntato, ci dice, al successo, alla fama, semplicemente considera il suo un lavoro da svolgere con professionalità, perché se non lo fai con professionalità, non ti dai delle regole, a Hollywood ti perdi. No, per me, ok. Quando io lavoro in Londra, io ho fatto, non lo so, un 140 produzioni, pubblicità, viaggio tutto il mondo. Perché le produzioni non girare qui in Abruzzo? Abruzzo va da montagna, e mar, e storia, e diverse posizioni incredibili. Perché? Loro non conosce Abruzzo, ok? E tu a pensare a Roma, no. Roma è grande città, Roma è bella città, è buono per l'azienda, non buono per girare, ok? E Abruzzo, wow, potenziale. Lo abbiamo incontrato con il nostro operatore Antonio D'Ottavio a Miglianico. Con la moglie Celeste ci ha raccontato di aver lasciato Hollywood 13 anni fa. Ha lavorato per anni a Londra, poi in Nuova Zelanda, ha aperto a Portland un Actor Studios e ora in Abruzzo sta portando avanti con Celeste la casa cinematografica Fasa. Hanno già realizzato lavori e cortometraggi con attori e professionisti abruzzesi. Ora puntano a girare a Lanciano e dintorni un film dal titolo The Beautiful Boy, la storia di un pianista 12enne di talento. Il casting è ancora in corso. Facciamo un altro appello personale alle autorità perché si realizzi questo progetto che aleggia nell'area della Film Commission anche qui in Abruzzo, perché la meritiamo.